Gran parte della pavimentazione di Piazza San Giustino a Chieti sarà realizzata con pietre bianche di apricena, sinonimo di qualità, eleganza e made in Italy, mentre per l'illuminazione si punterà su luce a LED e risparmio energetico. Il sindaco Diego Ferrara, l'assessore ai lavori pubblici Stefano Rispoli, gli esperti della soprintendenza, gli architetti che hanno elaborato il progetto di riqualificazione, Gianfranco Scatigna e Maria Cicchitti, hanno scelto tra tre diversi tipi di pietra calcarea estratta in Puglia alle pendici del Gargano. La conclusione dei lavori è prevista entro fine 2022 e l'area ancora transennata interdetta al pubblico diventerà una gorà interamente pedonale. A quasi due anni dall'apertura del cantiere arrivano le prime lastre del nuovo rivestimento e gli interventi procederanno a step, i tratti riapriranno via via che i lavori termineranno. Ci ha confermato il sindaco Ferrara. Sono contentissimo, ieri abbiamo fatto un sopralluogo con l'assessore ai lavori pubblici e la sovrintendenza e il massetto sta per essere, non dico ultimato, ma stanno a buon punto. Ciò significa che la pavimentazione procede a ritmi serrati, per cui a breve l'amministrazione ridarà alla cittadinanza la sua piazza principale, che sarà senza macchine, quindi senza parcheggi, quindi sarà vivibile 365 giorni all'anno dai nostri concittadini come la vera e propria agorà greca, con gli esercizi pubblici che insisteranno con i loro dehors e con gli spettacoli e le manifestazioni che potremo fare. Mi farà piacere inaugurarla quando sarà, insieme con il mio predecessore, l'avvocato Umberto Di Primio, che sotto la cui amministrazione sono iniziati i lavori.